Дети, королева. In questa scena è compresso tutto ciò che Bulgakov ha cercato di inserire all'interno del suo romanzo, a mio avviso. Tutto quello che sentirete oggi, ve lo anticipo, è una serie di congetture. Non è vero, non è così. Forse è così, ma non è interessante se è così o se non è così. Ciò che è interessante è dove può portarci questo percorso. È indubbio che ci siano dei richiami incredibili tra il pensiero di Gurdjieff e quello di Bulgakov. È indubbio che ci siano dei parallelismi pazzeschi tra quella che è stata l'opera del mistico armeno che ha sconvolto l'Europa e quella che è stata l'opera conosciuta tardissimo poi dall'Europa, dalla Russia, di Bulgakov. Intanto ci tengo a dirvi due o tre concetti chiave che ci possano accompagnare all'interno del percorso. Chi è Bulgakov e chi è Gurdjieff e perché potrebbe esserci stato questo incontro, se non fisico, quantomeno di filiazione spirituale. È un percorso interessante perché ciò che avete appena visto rappresenta un rituale di iniziazione bello e buono. Questa è una rappresentazione cinematografica, in realtà televisiva, di Bortko, che nel 2005 ha girato questo speciale per la televisione in 50 puntate, di un'ora ciascuno, che è stato mandato soltanto sulla televisione russa e qualche anima via ha pensato bene di tradurre e sottotitolare, in sostanza. Ciò che è davvero interessante di Bulgakov è che Il maestro e Margherita è stato scritto 8 volte, riscritto nel corso della vita di Bulgakov. Una volta addirittura è stato bruciato questo romanzo, ma venne pubblicato nel 1967. Bulgakov morì nel 1940, quindi 27 anni dopo la sua morte, questo romanzo vide la luce pienamente. Prima di vedere la luce nel 67, questo romanzo circolava sotto forma di samizdat. I samizdat erano questa sorta di romanzi di contrabbando che giravano nella Russia in cui vigeva la censura, i quali venivano autoprodotti dagli autori che stampavano centinaia di copie. In realtà ne stampavano una, poi qualcun altro ne stampava un'altra in carta carbone e li facevano divulgare, li facevano passare tra gli interessati, tra gli amici, fino a poi estendersi a macchia d'olio. Poi in Italia venne pubblicato da Einaudi. È un romanzo particolarmente interessante perché ha molti piani di lettura, ha molti livelli di comprensione ed è un viaggio, ed è un sogno incredibile che riesce, a mio avviso, a trasportare il lettore in uno stato non ordinario di coscienza, che è il tentativo poi di Gurdjieff attraverso un certo tipo di lavoro. Ed è, a mio avviso, la rappresentazione di questo lavoro, quello della cosiddetta quarta via, all'interno di un viaggio che parte da Gerusalemme, passa per Mosca, ritorna a Gerusalemme e va a finire nella Luna. La Luna è uno dei cardini di questo romanzo. Ed è uno dei cardini perché è citato in Il maestro e Margherita 68 volte. La Luna è anche uno dei cardini del pensiero di Gurdjieff. Ma che cos'è la Luna per Gurdjieff e come accade, perché la Luna accade, in Bulgakov? La Luna rappresenta per Gurdjieff una sorta di elemento che si nutre delle energie degli uomini. La storia che Gurdjieff monta attorno al mito che costruisce attorno alla Luna è che una volta una cometa impattò sulla Terra, staccò un pezzetto, creò la Luna e gli angeli, gli arcangeli e tutti gli amici cercarono disperatamente di trovare una soluzione a questo dilemma. E la soluzione che trovarono fu quella semplicemente di creare questa vita sulla Terra, che siamo noi, che fungesse sostanzialmente da nutrimento esserico per la Luna. Quindi ogni nostra morte, secondo Gurdjieff, ogni esplosione di energia, ogni forma di passione che viene prodotta a livello meccanico, quindi a livello artificiale, a livello non conscio, non consapevole, meglio dire, serve per nutrire la Luna. Coloro che muoiono, in sostanza, vanno verso la Luna. È un pensiero che si vede bellissimo e nettissimo anche in Castaneda. Lui non la chiama Luna, la chiama L'Aquila,
Ma il concetto è lo stesso. Anche Ariosto, nell'Orlando Furioso, parla di queste fialette di senno degli uomini che erano sparse sul territorio della Luna. E anche questo è un dettaglio non ininfluente, ma Uspensky, che è stato il più grande allievo di Gurdjieff, parlava addirittura di creare la Luna interiore. Quello che ha fatto Margherita poco fa, la protagonista di questo spezzone, è stato proprio partecipare alla creazione della propria Luna interiore. Il maestro e Margherita è sostanzialmente la storia della vita trasmutata. Margherita è la coscienza. In termini gurdjieffiani, Margherita è la coscienza. E questo è un romanzo che potrebbe essere definito femminista, ma che con il termine femminista non ha ben poco a che vedere in realtà. Se ha a che vedere con il termine femminista, ha a che vedere con quello che potrebbe essere un femminismo della Gimbutas. Cioè il femminismo di un certo tipo di mentalità che riesce a riconoscere nell'essere femmina, nell'essere femminile, un altro modo di approcciarsi alla realtà. Quello che dice la Gimbutas, che era questa archeologa lituana, è sostanzialmente che un tempo, prima della civiltà patriarcale, avesse vissuto una società matriarcale, circa 6.000 anni prima di Cristo. E in questa società ciò che contava era sostanzialmente il culto della dea. Era il rispetto del prossimo, era il riuscire a porsi nei confronti della terra in una maniera differente. Cioè, ampliare le proprie vedute attraverso la pace, attraverso l'amore, attraverso la consapevolezza, attraverso un altro tipo di modalità che poi venne soppiantata dal patriarcato attraverso i modi che tutti conosciamo, creando questa società nella quale ci ritroviamo. Ciò che è davvero interessante del maestro e Margherita è proprio questo, è il fatto che sia una donna a sconvolgere tutto. È una donna che appare soltanto all'inizio della seconda metà del libro, sebbene il libro si chiami Il Maestro e Margherita, ma lei appare soltanto dalla seconda metà in poi e sconvolge tutto, perché è lei che si fa carico di tutto ciò che il resto delle persone non erano riuscite a prendere su di loro. Quello che mi sono divertito a fare un piccolo gioco, cioè ho detto come posso riportare il pensiero di Gurdjieff attraverso la dinamica dell'intreccio. Attraverso la legge del 7. È necessario, prima di tutto, sapere che Gurdjieff parlava di legge del 3 e legge del 7, che sono le due leggi fondamentali dell'universo. La legge del 3 presuppone, forse... No, è andato. La legge del 3 presuppone che... Sì, una domanda? No. C'ho le visioni. La legge del 3 presuppone che ci siano in ogni azione tre forze che agiscono. C'è una forza attiva, una forza passiva e una forza neutralizzante. In questo romanzo la cosa straordinaria è che la forza attiva è il divino, la forza passiva è il diavolo e la forza neutralizzante è l'uomo, meglio dire Margherita. Perché Margherita? E cos'è la legge del 3? La legge del 3 dice che all'interno di ogni processo si manifestano tre forze, la forza attiva, la forza passiva e la forza neutralizzante. Siamo soliti vedere al massimo due forze, vedi che qualcuno ce l'ha davvero, si manifestano al massimo due forze, la forza attiva e la forza passiva, cioè se io cammino, c'è il mio intento di camminare, c'è qualcosa che fa attrito. All'interno della legge del 3, Gurdjieff spiega che ciò che noi non vediamo solitamente è la terza forza, che in realtà permette lo svolgimento di tutto ciò che c'è. E questa terza forza è Margherita. Voi dovete immaginare una porta. La spinta per aprire la porta è il divino. La porta è il diavolo. Ma i cardini che fanno girare la porta è l'uomo. Perché l'uomo è la terza forza, perché Margherita è la terza forza. Margherita è ciò che permette di mettere in moto tutto quanto. L'altra legge, di cui Gurdjieff ha scritto pochissimo, ma ha fatto scrivere tantissimo da Uspensky e da altri suoi discepoli, è la legge del 7. La legge del 7 presuppone che all'interno di ogni... Mi dai, Nicola, un pennarello più gagliardo? All'interno di ogni azione, all'interno di ogni processo, ci sia una serie di 7 note più 2 intervalli. Cioè, quando tu inizi qualcosa, a un certo punto ti dovrai interrompere, poi la cosa continuerà, a un certo punto ti interromperai di nuovo e poi la cosa andrà a termine.
detta in maniera estremamente semplice. Detta in maniera un po' più interessante, dice che attraverso un lavoro cosciente, è possibile riuscire a riconoscere quali sono i due intervalli, i due momenti di stasi nei quali inserire lo shock. E chi è che inserisce lo shock? Margherita. In questo caso, cos'è successo? Forse non tutti voi conoscete. Chi è che conosce il maestro Margherita? Tutti quanti conoscete il maestro Margherita, però magari la trama non ve la ricordate benissimo. Quello che succede è, succede un casino, uno lo emena, gli bruciano casa, lo mandano, lui va da solo al manicomio, vabbè. Quello che ci interessa a noi adesso evidenziare, poi la storia la vediamo passo passo, è che Margherita riesce ad accettare su di sé il peso e quindi la responsabilità della storia. Grazie a Margherita la storia si svolge. La legge del 7 dice che c'è un do iniziale. E il do iniziale è il modo in cui si inizia un percorso, il modo in cui si mettono in moto i meccanismi. A seconda di come viene suonato questo do, prosegue tutto il resto. Poi ovviamente c'è il re, il mi, tra il mi e il fa c'è un intervallo, il fa, il sol, il la, il si, tra il si e il do c'è un altro intervallo e poi c'è il do. Mi sono divertito ad unire, per spiegare meglio cosa sia la legge del 7, perché altrimenti sembra una cosa molto vaga, non sembra così veritiero che una legge davvero stia a regolare gli influssi dell'uomo sull'uomo, e non solo dell'uomo. Invece ho cercato di associare alla legge del 7 il cosiddetto viaggio dell'eroe di Joseph Campbell. Il viaggio dell'eroe di Joseph Campbell è perfettamente aderente alla legge del 7. E la legge del 7 è perfettamente contenuta all'interno del Maestro e Margherita. Il do rappresenta in sostanza il mondo ordinario. All'interno del viaggio dell'eroe di Joseph Campbell, in sostanza viene preso lo schema generale di quella che è la storia dell'eroe. Il viaggio che ogni eroe compie dall'inizio alla fine, da quando parte per un viaggio, a quando arriva, ottiene ciò che deve ottenere e torna. Quando parte si trova nel mondo ordinario. Gli eroi veri non sono eroi da subito, sono eroi che nel tempo sono riusciti a formarsi, sono riusciti a creare la loro eroicità, che hanno lottato con i loro limiti, ed è ciò che fa Margherita. E piano piano vedremo che nel Maestro e Margherita si intersecano due storie, quella di Pilato e quella del Maestro e Margherita in sostanza, che sono due storie che si svolgono entrambe su questa scala, su questa ottava, così la definisce Gurdjieff. Al do, cioè il mondo ordinario, vediamo la scena iniziale del Maestro e Margherita, gli stagni patriarsie. Patriarcia, in realtà si pronuncia. Ho studiato tutte le pronunce sentendo questo documentario assurdo e ogni tanto parlavo con mia moglie e dicevo Kroviev, Azazello, tutto così. Perché andrebbe fatto Bulgakov, ad esempio, si dice. E non Bulgakov, come spesso pronunciamo. Il do del Maestro e Margherita è agli stagni patriarcia. In questi stagni Berlioz e Ivan Nikolaevich Bezdomny, che significa senza casa, camminano tranquilli e parlano di Dio e di Gesù. E dicono, ma chi è sto Gesù? Ma sì, ma sto Gesù non esiste, ma se è Osiride, poi alla fine è sempre la stessa storia, è nato il 25 dicembre, tutte queste storie qua. A un certo punto si siedono su una panchina e vengono avvicinati, e qui finisce il mondo ordinario, e vengono avvicinati da un signore, un bel signore, affascinante, che gli chiede se può sedersi con loro e se cortesemente può partecipare alla discussione. Bene, partecipa alla discussione e gli dice, ma guardate che Cristo di cui voi state parlando è esistito davvero? Dice, no, ma no, non è esistito davvero, ma cosa sta dicendo? Fesserie, fesserie, Cristo non è esistito. Dice, no, guarda, io c'ero. Fatto come lei c'era. Eh sì, io c'ero. Io sono un professore di magia nera. Gli dice, ancora non dice chi è davvero. Lui poi si scoprirà che è Voland, il diavolo, per così dire. Poi capiremo bene chi è il diavolo, perché in queste tre c'è il diavolo, ma diavolo non è ciò che noi comunemente intendiamo con diavolo. Diavolo è qualcosa di estremamente più interessante e lo scopriremo lentamente. Già dall'epigrafe iniziale, dall'epigrafe del Maestro e Margherita, lo possiamo capire chi è il diavolo. Io sono quella forza che vuole costantemente il male e opera costantemente il bene. Citazione dal Faust di Goethe. È da lì.
È quello, è a quel diavolo che dobbiamo rifarci, è a quella figura che opera il bene. Opera il bene, ma in che modo opera il bene? Che significa operare il bene? Lo scopriremo passo passo, piano piano, perché è uno dei cardini, perché Margherita è grazie al suo rapporto con il diavolo, non al patto che fa con il diavolo, ma al rapporto che crea dentro di sé, che riesce a generare questa energia che poi andrà a smuovere tutto il racconto. In questo do, noi ci troviamo nel mondo ordinario, negli stagni patriarci. E ad un certo punto, questo diavolo che gli dice, io so come lei morirà, al Berlioz. Io so come lei morirà, e lei morirà sotto un tram, eccetera, eccetera. E poi alla fine quella cosa accade. Quella cosa accade, c'è il richiamo all'avventura, che è il re. Il richiamo all'avventura, nel viaggio dell'eroe, è il momento in cui all'eroe viene mostrato quello che deve fare. Ancora non lo sa, lui è ancora all'inizio di tutto, non sa niente. Il re è proprio questo. E quando a Ivan Bezdomny, senza casa, viene mostrato il fatto che lui non ha una casa. Lui ancora non ha una casa. In Gurdjieff questa terminologia è presente, perché si parla proprio di costruire un maggiordomo interinale. Cioè una figura che riesca a prendere spazio dentro di noi e a mettere ordine in quella confusione assurda che si chiama essere umano. Formato da una moltitudine di io, un sacco di gente, un sacco di roba, un casino assoluto e nessuno che mette a posto, in sostanza. Cos'è che succede al re? Al re succede che c'è questa chiamata, ma poi la chiamata come viene presa solitamente? Solitamente la chiamata viene rifiutata. Anche il pennarello si rifiuta. No, adesso ero io che lo impugnavo storto. La chiamata viene rifiutata nel mi. E Ivan rifiuta inizialmente la chiamata. Ivan rifiuta la chiamata perché lui a un certo punto dice no, io non l'ho visto, io non so che è successo, quando non riesco a capire niente, allora incomincia a cercare, a rabbattarsi, si butta nel fiume, nel Moscova, e buttatosi nel fiume, prima si spoglia, quando rientra, poi quando ritorna, non ha più i vestiti. Perché cosa è successo a livello metaforico? Ha perso le sue maschere, ha fatto i conti con la propria follia, poi tornando indietro non aveva più le maschere. Non gli hanno più creduto, nessuno ha creduto che lui davvero avesse incontrato questo tipo assurdo e l'hanno messo in un manicomio. È stato costretto in un certo senso a rifiutare la chiamata, ma è stato costretto perché era necessario che la storia si svolgesse in questa maniera, perché all'interno del viaggio dell'eroe non che questa sia l'unica modalità di svolgimento, ma è una traccia con la quale si svolgono solitamente i miti. E questo, il Maestro e Margherita, è una straordinaria riproposizione moderna di un mito, questo è chiaro. Quelle che avete sentito prima, le canzoni, qualche canzone per chi ha avuto l'occasione, erano Sympathy for the Devil dei Rolling Stones, Love and Destroy dei Franz Ferdinand, un sacco di altre canzoni che sono state fatte sulla scia del Maestro e Margherita, perché ha, come i veri archetipi, è riuscito a segnare le persone e a portargli qualcosa dentro. Molta gente non ha manco capito di che parla il Maestro e Margherita, però gli è rimasto qualcosa. No, ma questo libro qualcosa mi ha lasciato. Quando lo chiudi, senti ancora il vociare della gente, senti ancora, dici ancora, ma questo diavolo dove? Ma non è che magari adesso giro l'angolo e me lo ritrovo lì? Ma non è che magari è qui tra il pubblico? Io un po' ci spero che sia nascosto qui un Voland da qualche parte. E questo mi che è stato suonato, questo rifiuto della chiamata è proprio lì, è in questo manicomio. E in questo manicomio non è soltanto Ivan ad aver rifiutato la chiamata, è anche il maestro. Il maestro è questa figura particolarissima in cui è evidente che ci sia lo stesso Bulgakov. Bulgakov è presente nel maestro, a mio avviso, in Margherita e in Yeshua Ganosri, che sarebbe Gesù. Un Gesù straordinario, lo vedremo dopo, perché non è un Gesù al quale siamo abituati, non è un Gesù dai superpoteri. Gesù sta a Spider-Man come Ganosri sta a Batman. Chiaro, no? L'esempio è chiaro. Cioè Spider-Man è quello che ha i superpoteri, Batman è quello che se li costruisce, Batman è quello che si adopera per poter raggiungere un certo stato di coscienza. Non è un Dio fatto uomo, è un uomo che lavora per essere uomo, che è un'altra cosa, che a me interessa di più. A questo me, appunto, stiamo vedendo che c'è anche il maestro. Il maestro è questo scrittore un po' sfortunato che a un certo punto vince 100.000 rubli alla lotteria e poi si innamora. Lui era sposato, anche lei era sposata, anzi lui era, diciamo, fidanzato, lei era sposata, si innamora di una donna vista così, d'amblè, come è successo a me. Si vede questa donna pazzesca e dice è lei, e si sono innamorati e non c'è stato più niente da fare, perché in quel momento
lei era lì, lui era lì e l'amore c'era. E non c'era nient'altro in sostanza. Ed era l'unica cosa che contava. E allora si sono affezionati, sono stati insieme, straordinaria vita. E lui continuava a scrivere questo romanzo bellissimo che gli veniva dettato dall'alto. Forse. Forse sì. O forse non c'è bisogno che un romanzo sia dettato dall'alto per raggiungere l'alto. No, magari il dettato è qualcosa che scende e qualcos'altro è qualcosa che sale. E questo romanzo a un certo punto è completo, o quasi, perché poi non era davvero completo, scopriremo, e viene pubblicato. E incominciano a criticarlo. A criticarlo i critici come Latunsky, che poi vedremo più avanti. Lei, Margherita, era appena stata a casa di Latunsky e l'aveva distrutta. Il fatto che Margherita sia andata a distruggere casa di Latunsky è molto interessante, ma lo vedremo più avanti. Questo Latunsky aveva parlato malissimo del suo romanzo, lui come tantissimi altri critici. Era la stessa cosa che è successa a Bulgakov. Bulgakov era un autore straordinario, fervido, un'immaginazione pazzesca, pieno di idee, geniale, che fu costretto al silenzio, perché in Russia a quel tempo vigeva lo stalinismo, in sostanza, e lui addirittura ebbe rapporti personali, una telefonata, non di più, e alcune lettere con Stalin. Lui aveva bisogno di andarsene, aveva bisogno di creare, aveva bisogno di generare cultura, di generare vitalità, di mettere in moto delle energie. Però lì non gli era permesso, perché lui non era assolutamente fatto per stare all'altezza di un romanzo di bassa lega che non mettesse proprio alla graticola quelli che erano i limiti della società contemporanea, perché il romanzo Il Maestro e Margherita è, se non prima di tutto, in seconda istanza, una critica tremenda della società russa e una critica tremenda di ciò che siamo adesso. Allo stesso tempo è anche una chiave per poter uscire fuori da quella melma in cui si trovava il Massolit, la letteratura di massa, quell'organizzazione che criticò aspramente questo maestro e lo condusse alla pazzia, perché lui lo criticavano a destra, lo criticavano di là, lo criticavano di qua. A un certo punto incominciò a vedere una piovra dentro casa e impazzì. E vedeva sta piovra, vedeva le cose, le luci, incominciò a sviluppare paura, terrore, robe del genere. Poi gli arrivò la polizia a casa e lui scappò. E sostanzialmente in questa fuga decise di andare in manicomio. Anche lui rifiutò la chiamata. Lui stava con lei, loro due si amavano, ma lui rifiutò la chiamata dell'amore. Ed è molto interessante. Ed è molto interessante perché questo è ciò che permette a questo intervallo poi di manifestarsi. Questo intervallo, in sostanza, è l'arrivo del mentore. Il primo intervallo è il mentore. Nel Maestro e Margherita il mentore è Azazello. Azazello è uno degli scagnozzi di Voland, che va da Margherita, gli si siede vicino, e gli dice: io ho un unguento per te. E che ci faccio con questo unguento? Gli dice lei. Con questo unguento tu diventerai una strega. L'avete visto. Questo unguento ti renderà invisibile e tu potrai riottenere quello che cerchi. Perché Margherita aveva perso il suo maestro, il maestro si era andato a rinchiudere in manicomio e lei non sapeva più dove fosse. Un piccolo dettaglio è che il maestro aveva dato 10.000 rubli a Margherita per farsi comprare un biglietto, un biglietto per partire lontano. Un quarto d'ora dopo la sua casa venne invasa, si convinse che venne invasa, lui se ne andò via e scappò in manicomio, dove incontrò Ivan. Piccolo dettaglio della vita di Bulgakov è che lui ricevette una telefonata da Stalin. Questa telefonata da Stalin nel 1930 fu sostanzialmente così. Bulgakov aveva bisogno di esprimere la propria creatività, e questo è chiaro, e non gli veniva permesso. Stalin aveva la possibilità di tenerlo in vita. Cosa lo fece con lui, con altri non lo fece. Altri vennero uccisi durante quel periodo. E Majakovskij si suicidò. Mandelstam, ma tantissimi altri letterati russi subirono una sorte tremenda semplicemente per non aver voluto rinunciare alla propria libertà. E lui ci provò a parlare con Stalin e gli disse: io ho bisogno di scappare, fatemi andare via, fatemi andare dai miei fratelli che erano all'estero, fatemi andare a creare qualcos'altro perché qui non posso, qui non me lo permettete. E Stalin disse: no, ti do un posto a teatro. E lì Bulgakov venne rinchiuso, in sostanza, accettò il posto nel teatro stabile e non ne uscì più. Si ammalò da quel giorno e sviluppò una malattia che lentamente lo portò alla morte. Fece queste scritture e riscritture, celebre la frase: i manoscritti non bruciano, perché lui addirittura in un impeto di rabbia
bruciò di rabbia e di paura, bruciò il suo manoscritto. Rabbia perché viveva in un ambiente assurdo in cui lui non veniva minimamente, non tanto riconosciuto, ma quanto amato. E lui aveva bisogno di questo, di quest'amore, di questo scambio con il pubblico. E poi aveva paura perché da un momento all'altro là ti ammazzavano, detta proprio francamente, sì, in due parole. Questo intervallo arriva Zazzello, arriva il mentore, arriva colui che ti dice: guarda che io qui posso aiutarti, io qui ti porto qualcosa, io qui sono in grado di darti la possibilità di lavorare su te stesso, in sostanza. E questa è la cosa incredibile. Cioè, Margherita si spalma questa crema e diventa una strega. Margherita, che diventa una strega, è ciò a cui noi tutti dovremmo augurarci di poter diventare grazie a un mentore, ma non un mentore per forza esterno, perché tutti questi sono personaggi interiori di Bulgakov, a un mentore interno, al riconoscimento di ciò che dentro di noi davvero può mettere in moto certe cose. Uno dei limiti quando si parla di Gurdjieff è il discorso che Gurdjieff ha fatto attorno alla scuola, alla necessità di una scuola. Ed è vero, le scuole probabilmente sono necessarie, ma sono dei posti da saccheggiare, piccola parentesi. Le scuole sono dei posti da saccheggiare, cioè tu c'hai una scuola, c'entri dentro, prendi quello che puoi prendere e te ne vai. Perché altrimenti il processo delle scuole, lo vedremo più avanti, perché è una cosa di cui parla Bulgakov, di cui parla Gurdjieff, è un processo che serve esclusivamente a utilizzare l'energia degli studenti ai fini del maestro. Ed è una cosa che ci sta, nel senso, Margherita in quel momento, poi vedremo, lei si mette a disposizione del maestro, di Voland, che è il vero maestro poi dello spettacolo che è rappresentato dal maestro e Margherita, senza chiedere niente in cambio, però poi le arriva molto di più proprio perché non chiede niente. Ma ci torniamo dopo meglio su questo qui, su questo discorso. Tra l'altro questo stesso schema, questa stessa struttura, ora non ve la farò perché altrimenti non finiremmo mai, questa stessa struttura appare anche nell'altra storia parallela. Nel frattempo, mentre si svolge tutta questa storia, gli stagni patriarci, arriva il diavolo, eccetera, eccetera, benvenuti. Mentre si svolge tutta questa storia, parallelamente si svolge la storia di Pilato. Pilato, che è il protagonista del romanzo del maestro, incontra questo strano personaggio, che è Cristo, un Cristo 27enne. 27enne, non 33enne, perché Bulgakov fece molta attenzione ad inserire dei particolari succulenti all'interno della sua storia, che mostravano la sua profonda conoscenza di testi alchimici, non alchemici, alchimici, di testi cabalistici. Tra l'altro lui fu accusato e fu censurato e bruciò il suo romanzo proprio perché venne accusato di essere un autore che divulgava contenuti cabalistici. Tornando a noi, questa stessa roba qui è presente anche nell'altro romanzo, nel romanzo che sta dentro al romanzo. Perché, poi lo vedremo magari un'altra volta, succede la stessa cosa, c'è sempre una chiamata iniziale, c'è un mondo ordinario, una chiamata iniziale, richiama l'avventura che subirà Pilato, ma questo semmai lo approfondiremo, e poi questo stesso svolgimento. Adesso rimaniamo a noi, a questo intervallo. Che succede in questo intervallo? Succede che sostanzialmente Margherita prende su di sé la responsabilità della vita. È una cosa straordinaria che unisce gran parte della letteratura russa, è proprio questo sentirsi responsabile per tutti. Sentirsi responsabile di tutti. Io sono colpevole per tutti, io sono responsabile per tutti. Non c'è, io non riconosco un altro diverso da me all'interno del quale esistono delle colpe che io non ho. Tutto è condiviso, realmente, ad un livello profondo. E questo è un romanzo di resurrezione. Perché? Perché è un romanzo di Pasqua. Si svolge interamente a Pasqua. E non è l'unico romanzo di Pasqua della letteratura russa. Anche i fratelli Karamazov si svolgono a Pasqua. Anche il dottor Givago si svolge a Pasqua, perché la Pasqua rappresenta questo percorso che noi abbiamo visto poco prima di cominciare questa discussione, la resurrezione, rappresenta la possibilità che ha l'uomo intrinsecamente di accedere a un altro stato di coscienza. Gurdjieff, piccolissima parentesi, parla di tre stadi, che sono l'uomo numero 5, l'uomo numero 6 e l'uomo numero 7, poi vedremo l'1, 2, 3, 4. L'uomo numero 5 è colui che si è risvegliato. L'uomo numero 6 è colui che è morto, l'uomo numero 7 è colui che è rinato. Detto così non significa quasi niente. Ma chi è colui che si è risvegliato? Chi è profondamente chi si è risvegliato? Chi si è risvegliato è colui che ha scelto di incominciare un percorso, ha compiuto questo percorso e poi si è disposto verso gli altri, offrendo ciò che ha raggiunto. In questo caso,
È Margherita che compie tutto il percorso. Margherita compie tutto, tutta l'ottava, e Margherita arriva fino ad essere quello che potremmo definire un uomo numero 6. Scopriremo piano piano perché. Abbiamo ancora un po' di tempo. Dopo l'intervallo c'è il volo della strega, il fa, che in sostanza è la prima soglia. Cioè, che è successo? C'è stato questo intervallo, c'è stato questo mentore, c'è stata tutta questa condizione assurda nella quale Margherita si ritrova, voi immaginatevi a voi, che state seduti su una panchina, vi si affianca uno, brutto, come la morte, e vi dice, io ho una crema per te, che, e ho una condizione per te che è in grado di farti rivoltare l'esistenza, è in grado di riportarti a ciò che sei, è in grado di riportarti ciò che più hai di caro. È una condizione assurda se ci pensate. Ed è quello che è successo a lei. Lei ha accettato la sfida e ha vissuto la prima soglia, il volo sulla scopa, quello che abbiamo visto prima. Margherita accetta di volare sulla scopa, accetta di andare al ballo. Prima di andare al ballo, ci arriviamo passo dopo passo, deve varcare la prima soglia. Varcare la prima soglia che significa? Significa incominciare a scendere negli inferi. E scendere negli inferi significa fare quello che stiamo cercando di fare noi adesso. Cioè spostare la nostra attenzione da una questione ordinaria ad una questione non ordinaria, in una maniera straordinaria. Anche il modo in cui lo facciamo deve essere straordinario. Altrimenti non stiamo davvero scendendo negli inferi, non stiamo davvero incominciando a lavorare all'interno di ciò che siamo. È un percorso interessantissimo quello che accade a lei, perché durante questo volo lei comincia a riconoscere i poteri che ha. Strega, in italiano, etimologicamente, deriva da strillare, colei che strilla, ma in russo è colei che sa. L'etimologia di strega in russo è colei che sa. Perché la strega sa, perché noi tutti possiamo essere streghe, le donne molto di più, ma noi tutti possiamo essere streghe, perché la strega non è colei che apprende un sapere dall'esterno, la strega è colei che scopre un sapere dall'interno. La differenza tra la strega e lo stregone è questa qui. Ma la strega, in questo caso, quello che è Margherita, è un individuo che non ha bisogno di un aiuto da fuori, ha bisogno di qualcuno che la sproni a riconoscere ciò che è, semplicemente. Ed è questo che fa Margherita, ed è questo che dobbiamo fare tutti noi. Ed è questo quello che Gurdjieff sprona costantemente a fare, ad eliminare tutte le immagini mentali che ci siamo fatti di noi stessi, ad eliminare tutte quelle finzioni che abbiamo costruito, quella che Gurdjieff chiama il ritratto immaginario, cioè ciò che abbiamo scelto di essere agli occhi degli altri, ciò che abbiamo scelto di apparire, per poter davvero scendere in noi stessi. Come si scende in noi? Con questo volo. Questo volo per i tetti di Mosca, straordinario, bellissimo, un po' pacchiano, fatto da Bortko, ma è bello che sia pacchiano, perché è la satira menippea, così la definisce Bakhtin, questa letteratura gogoliana, che sostanzialmente utilizza questi scenari assurdi, al limite del folle, per portare un messaggio potentissimo, che è un messaggio di liberazione e di disobbedienza ai canoni prestabiliti. E succede che durante questo volo lei prima va dalla Tunsky, questo critico che aveva distrutto il suo amato, lo bastona, gli bastona ben bene la stanza, la distrugge, e poi va a fare questo sabba, va a compiere questo rito di iniziazione, perché il sol è l'iniziazione, nient'altro che l'iniziazione. Ed è quello che accade in questo romanzo, è che lei, dopo questo volo, dopo aver varcato la prima soglia, dopo aver scelto di mettersi la crema addosso, di diventare invisibile, lei va al sabba. E lì viene iniziata. Come viene iniziata? Con uno. Cos'è? Con l'apparizione ad un regno sovrannaturale, possiamo definirlo così? Avete visto le fatine, le ninfe, tutti questi esseri che rappresentano sostanzialmente l'addentrarsi nel territorio dell'inconscio. E questo accade, ed è questo che accade nell'iniziazione. L'iniziazione è un momento cardinale all'interno del quale pillola rossa, per dirla in termini, come dire, cinematografici, nel quale tu scegli di essere quella cosa lì, da lì non si torna più indietro. Nel momento in cui lei beve questa coppa fatta di acqua e fuoco, fatta della compenetrazione tra due opposti, lei ha scelto di essere qualcos'altro. Non solo si è spalmata la crema che l'ha resa invisibile, l'ha resa una strega, non l'ha resa una strega, le ha fatto ricordare di essere una strega,
ma anche questo rito di iniziazione all'invisibile. Lei è stata accolta dal mondo invisibile, è stata riconosciuta come Regina Margot, non come una qualsiasi. Anzi, lui alle prime gli sbaglia il nome addirittura, ma poi gli dice: tu sei la regina, ti ho riconosciuto, tu sei la Regina Margot, perché sei consapevole di te. Questi occhi che gli buttano fuoco, in sostanza, dopo che lei butta giù quel liquido strano. È proprio la rappresentazione di una donna che si è riappropriata di se stessa, che ha scelto di non essere più all'interno delle dinamiche patriarcali, ma anche delle dinamiche di opposizione, dualistiche, e ha incominciato ad essere qualcos'altro. E in questo Sol c'è tutta la potenza dell'iniziazione. E il Sol in Gurdjieff rappresenta proprio questo. Il La è la regina del ballo. Ad un certo punto succede che Margherita deve presenziare ad un ballo, il ballo degli inferi. È un ballo incredibile, perché all'interno di questo ballo Margherita avrà a che fare con i propri mostri interiori, in sostanza. È ciò che noi tutti, è la nostra storia, è la storia che anche Gurdjieff stesso narra. Margherita scende negli inferi e è costretta a porgere il ginocchio e la mano a Caligola, Messalina, assassini, prostitute che hanno fatto depravazioni allucinanti, cose assurde, ma quelle sono tutte nostre figure interiori. Questa è la cosa straordinaria. Ed è quello che Gurdjieff chiama eliminare le emozioni negative. Non identificarsi. Provare compassione, quella vera, l'amore, quello vero. Gurdjieff è molto attento a parlare d'amore, a differenza di come fa la New Age contemporanea. L'amore è una cosa per l'uomo numero 5, numero 6, numero 7, che possono esperire gli altri uomini, soltanto se si dispongono al silenzio. Quanto è difficile disporsi al silenzio in una società come la nostra? Ma è un gusto ancora maggiore, quando poi in mezzo a quel frastuono riconosci quel rumore del silenzio, e allora lì ti si apre il mondo. Non a caso Gurdjieff andava scrivendo i propri romanzi nei bar più rumorosi di San Pietroburgo o di Mosca. E diceva: io lì, soltanto, questa cosa mi ha sempre fatto impazzire, soltanto lì io ero in grado di sviluppare dentro di me, poi parlo tutto strano, cioè, quando scrivo queste cose, di sviluppare dentro di me il sentimento di compassione verso quell'essere straordinario che è l'uomo. Gurdjieff non parla quasi mai bene dell'uomo, ma in questo caso, quando lo vede sporco, brutto, nel pieno della sua deprivazione, così scrive, deprivazione e depravazione, io lì lo amo perché riconosco in lui ciò che può essere. La psicologia è ciò che fa di Gurdjieff un maestro. Lo studio della psicologia è ciò che rende Gurdjieff un uomo straordinario. Ma la psicologia in che senso? Uspensky in Coscienza, Uspensky è appunto l'allievo, il divulgatore delle idee di Gurdjieff, dice proprio: qual è la differenza tra la psicologia contemporanea e la vera psicologia? È che la psicologia contemporanea si occupa di studiare ciò che l'uomo è adesso. La psicologia antica, la psicologia vera, che si è mascherata, che è stata chiamata astrologia, è stata chiamata filosofia, è stata chiamata architettura, è stata chiamata danza, parla di ciò che l'uomo può essere, può diventare, dell'essere in formazione, in formazione, staccato, che è l'uomo, ma anche dell'essere in formazione, che è l'uomo, dell'essere dato, sensibile, che può produrre altri dati e può ampliare il proprio raggio di coscienza. Adesso vi lascio un secondo al ballo, perché voglio che lo guardiate, perché voglio scendere con voi in questo ballo. Ed è un ballo interessantissimo. E vorrei che voi guardaste questo ballo come se stesse guardando i vostri mostri. E quindi di non giudicare con attaccamento ciò che adesso vedrete per questi 4 minuti, 5 minuti di filmato, poco meno. Ma di fare un lavoro su di voi attraverso questo filmato. Cioè, qui vedrete delle prostitute, vedrete questi mostri, vedrete queste donne che si prostreranno ai piedi di questa donna, vedrete la sofferenza di questa donna che è stata sobbarcata di un'armatura e di una corona che la fa grondare di sangue poi più avanti nel tragitto, nel percorso. E lei, per farle riprendere le forze, la laveranno col sangue. E grazie a questo lavaggio col sangue, che ha molti richiami gnostici, alchimici,
Lei ritorna in forze, ma prima rimaniamo al ballo. Siamo arrivati in sostanza al sol, all'iniziazione. E il là è quello che abbiamo appena visto, cioè la regina del ballo. Che nel viaggio dell'eroe, in realtà il viaggio dell'eroe è una teorizzazione di Campbell, ma poi questa riduzione è stata fatta da Vogler, è la prova centrale. Questo è la prova centrale. Avere a che fare con tutti questi mostri è la prova centrale. Scendere negli inferi è la prova centrale. Per cosa? Per ottenere cosa? Per riottenere il maestro. Gurdjieff parla di essenza e personalità. Dentro ognuno di noi c'è l'essenza e ognuno di noi produce vivendo la personalità. L'essenza è qualcosa che nasce con noi, che siamo profondamente noi, ma che tendiamo a cancellare in nome di questa struttura che costruiamo per convenzioni sociali, sostanzialmente, per adeguarci al mondo. È qualcosa che con lo strutturarsi della vita diventa noi, ma non siamo noi, noi siamo l'essenza, il maestro è l'essenza. E Margherita, che è la coscienza, cioè ciò che dà gli shock, ciò che permette all'essenza di esprimersi e di riconoscersi nel mondo, non so più che com'è, dove ho iniziato la frase, non mi ricordo. Comunque è chiaro, no? Nel senso, Margherita è la coscienza e il maestro è l'essenza. E siamo arrivati sostanzialmente al sì, che è la ricompensa. E qua è bellissimo. La ricompensa. Qual è la modalità con cui si attua la ricompensa per Margherita? Dopo tutto questo ballo, dopo che lei si è caricata sta cosa, si è messa sta armatura, ha visto tutti questi mostri, ha fatto due volte il giro della sala, ha assistito a tutte queste storie assurde, Margherita riceve una domanda da parte di Voland e gli dice: cosa vuoi in cambio di tutto questo? E lei che risponde? Secondo voi che risponde Margherita? A questo punto cosa potrebbe rispondere? Ma lei dice niente. Io non voglio niente. Sono felice di aver fatto ciò che ho fatto. Perché? Perché Margherita è scaltra. E la via quarta, quella di Gurdjieff, è la via dell'uomo scaltro. Voland la nota e gli dice: interessante, brava, non chiedere mai niente a chi è più di te. Ci penserà lui a darti tutto. Così come nei Vangeli è scritto: tutto il resto vi sarà dato in aggiunta. Non c'è niente da chiedere. Nel momento in cui qualcuno ti ha offerto un viaggio, viviti il viaggio, offriti, poi arriverà, non devi richiedere niente. Al che lui gli dice: no, ottimo, hai superato la prova, adesso puoi davvero chiedermi qualcosa. E qui siamo al sì, ma che cos'è che succede qui di straordinario? E questo lo vedremo più avanti, tra poco, quando vedremo i sette tipi di uomo. Anzi, ve lo mostro subito. Diciamo 5, 6 e 7, qui ci sono 1, 2, 3 e 4. Per Gurdjieff esistono principalmente qui in questa sala, secondo Gurdjieff ci sarebbero tre tipi di uomo, 1, 2 e 3. Se siamo fortunati ce ne sarebbero un po' di più, ma in linea di massima noi siamo o un centro intellettuale, o un centro emozionale, o un centro istintivo o motorio. Istintivo-motorio in realtà è questo di cui si parla quando si dice 1, istintivo-motorio, 2, emozionale, 3, intellettuale. Secondo Gurdjieff l'uomo ha tre cervelli, in sostanza, tre centri che vanno armonizzati tra di loro per poter evolvere, in sostanza. E bisogna armonizzarli. Non bisogna che si evolva solo uno e che diventiamo intelligentissimi, però rimaniamo delle bestie a livello empatico. O non bisogna essere dei grandissimi atleti, però poi non abbiamo nessuna pratica dell'amore degli altri, oppure non abbiamo nessun tipo di sviluppo delle facoltà intellettuali. Cioè è necessario uno sviluppo armonico di questi tre centri. E se il primo centro, che è quell'istintivo motorio rappresentato nel romanzo di Bulgakov dalla società russa in generale, che è una società dei magnaccioni,
È una società godereccia, è una società che gli piace mangiare. Ci sono questi pranzi enormi a cui partecipano anche il trio degli accoliti di Voland. È una società che è fissata e ossessionata con il denaro. È una società che passa la maggior parte del tempo in movimento avanti e indietro senza nessuna meta, nessuna direzione. Quindi rientra in questi primi tre, che abbiamo detto sono istintivo, motorio, emozionale e intellettuale. L'uomo numero 4, secondo Gurdjieff, è il prodotto di una scuola. Cioè, è l'uomo che nasce da un lavoro di scuola. Soltanto attraverso un lavoro di scuola si può diventare uomo numero 4. È tranchant. Messa così, cioè devi entrare in una scuola altrimenti non ti evolvi. Margherita dimostra che è vero, ma è vero anche il contrario. Cioè, Margherita diventando strega diventa un uomo numero 4. Perché Margherita fa un lavoro di scuola. Ma fa un lavoro di scuola nel senso che lei la scuola ce l'ha dentro. Non ha bisogno, grazie all'aiutante, al mentore, è riuscita a portarla dentro. Ma a portare dentro non la scuola in generale, ma una parte di quella scuola che adagiata sulla sua ha creato la condizione per diventare strega. E il simbolo? Che cos'è il simbolo? Anticamente il simbolo era un pezzo di moneta, e qui c'era l'altro pezzo, che veniva staccato, gli dicevano, tu andavi, io andavo ospite a casa tua. E ti dicevo, guarda, io sono debitore tuo, prendi questa mezza moneta. Quando tu o un tuo figlio vorrai venire a casa mia, porta questa mezza moneta, le uniremo insieme e io riconoscerò. E quella mezza moneta era il simbolo. Quindi questo pezzo di scuola esterna si attacca al pezzo di scuola interna, si manifesta il lavoro e si sviluppa l'uomo numero 4, che è Margherita, nel momento in cui lei si spalma la crema, nel momento in cui si riconosce strega. L'uomo numero 5, abbiamo detto che è l'uomo che si sveglia e si risveglia in un certo senso. Ed è Margherita quando perdona. Frida, chi ha letto il Maestro e Margherita si ricorderà di questa figura, un personaggio incredibile che appare per pochissime battute all'interno del Maestro e Margherita, ma cambia il percorso completamente. È una donna che uccide suo figlio, partorisce. Mette un fazzoletto in bocca a suo figlio e lo nasconde. Per paura, perché è ossessionata, perché è plagiata. Però è questo che fa. Il modo in cui lei passa la sua vita infernale è con persone che gli mostrano costantemente un fazzoletto. Costantemente. Vanno da lei con questo fazzoletto. E lei è disperata. E mentre andavano a baciargli la gamba, questa Frida gli dice proprio aiuto, 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 non ce la faccio più. E loro, Azazello e Behemoth, gli dicono, ma lasciala perdere, lasciala stare, lasciala stare. A lei gli rimane dentro questa cosa, gli rimane dentro questa storia. E le dice, ubriacati, ubriacati, adesso non ci pensare più, non ci pensare, come si dice dalle parti nostre, no? Però poi la cosa lavora, lavora dentro di lei. E lei, uomo numero 4, percepisce costantemente questo dolore di questa donna, a cui viene costantemente ripresentato il proprio misfatto. E allora lei, quando gli dicono cos'è che vuoi, lei dice Frida, voglio che non venga più presentato a Frida il fazzoletto. E lì Voland la guarda e gli dice, ma sei scema? E dice, no, no, io voglio questo. Ma gli dice, ma come sta? Ma la misericordia, ma ancora con la misericordia gli fa. Ha fatto sì, non è questione di misericordia, è che io voglio fare qualcosa per lei, gliel'ho detto, non voglio che il suo dolore diventi anche il mio. Cioè lei ha riconosciuto dentro di sé una funzione che a livello di costellazioni potremmo definire un parente, se volessimo fare una congettura, un parente che agiva e ha agito in una determinata maniera nel passato, cioè un'applicazione di uno schema passato su se stessi, quindi una persona che ha subito un dolore e noi viviamo il dolore di quella persona per una questione transgenerazionale, e lei sceglie di non vivere più quel dolore perdonando. Ma com'è che accade questa cosa? Perché Voland è straordinario, Voland è un personaggio incredibile. Eh? Voland gli dice: no, io non te lo esaudisco questo desiderio. Sentite bene, non è competenza del mio dicastero. Bellissimo. Lo puoi fare tu. Il dicastero è il tuo. Perdona. Margherita la perdona, perdona Frida e permette a Frida di liberarsi in sostanza.
E grazie a questa liberazione, lei riesce ad essere qualcos'altro. Una delle chiavi della guardaria è che se io voglio salire su questo gradino, devo prima trovare qualcuno o creare le condizioni perché qualcuno si metta al posto mio. Cioè, perché io continuo a, se sono un uomo numero 5, continuo a tenere un gruppo oppure a parlare con le persone, se sono un uomo numero 6, numero 7, eccetera, eccetera. Poi non è perfettamente così, ma facciamo questo schema. Perché ho bisogno che qualcuno prenda il mio posto in maniera tale che io possa salire e ho bisogno che qualcun altro mi dia il suo posto. Non è esattamente così, ma facciamo che è così, per adesso ci fa comodo che sia così. E Margherita sostanzialmente aiuta Frida a salire, la perdona, la libera, ed è la stessa cosa che farà poi il maestro con Ivan. Ivan, il bezdomovi, senza casa, era uno scrittore di poesia. A un certo punto il maestro a Ivan gli fa: ma tu scrivi le poesie? Sì, smetta. Ma tu mai le hai le mie poesie? No. Fatto, e allora perché lo dici? Conosco il nome. E lui gli fa: beh, ma almeno, cioè, magari le mie no, non sono brutte. E lui gli fa: vabbè, allora mi voglio fidare, dai, dimmi il tuo parere, come sono le tue poesie? E lui gli fa: orrende. Vabbè, allora smetti di scrivere poesie. Arte soggettiva. Questa è arte soggettiva. Guricino fa la differenza tra arte soggettiva e arte oggettiva. L'arte soggettiva è ciò che è il prodotto del lavorio macchinoso dell'uomo. Cioè, è quello che faceva lui scrivendo le poesie, cioè scrivendo qualcosa che non serviva a niente, che non veniva da nessun'altra dimensione, né andava verso un'altra dimensione. Il romanzo del maestro, quello che narra di Pilato, è invece arte oggettiva. E qui è spiegata benissimo da Bulgakov la differenza. Il maestro riesce a fa smettere a lui di scrivere le poesie e lui non è più Bezdomovi da quel momento in poi. Cioè lui non è più senza casa, smette di farsi chiamare Bezdomovi e comincia a farsi chiamare soltanto Ivan, professor Ivan Nikolaevich. E basta. E questo anche è bellissimo. Il numero 6, appunto, è morire. È questo falerno mortale. E ci arriviamo proprio perché dopo la ricompensa c'è l'intervallo. E l'intervallo è Joshua, che legge il romanzo del maestro. Joshua legge il romanzo del maestro. È interessantissimo. Che succede? Succede che a un certo punto uno di quelli che sembrava il personaggio di un romanzo, in realtà esisteva davvero. E avevamo le testimonianze che questo personaggio esistesse davvero, anche perché lo stesso Roland ce l'aveva detto, questo Joshua Kanowski. Piccola parentesi, di cosa tratta il romanzo del maestro? Pilato incontra quest'uomo, quest'uomo è Gesù, e questo Gesù mette in difficoltà Pilato e gli fa capire che in realtà lui porta davvero un messaggio nuovo, un messaggio potente, un messaggio di libertà. E Pilato non sa che fare, prima lo condanna, poi cerca di salvarlo, poi non riesce a salvarlo. Poi cerca di recuperare l'errore commesso e dopo aver cercato di recuperare l'errore commesso cerca di stringere amicizia, o meglio di entrare in contatto con il discepolo rimasto in vita di Gesù, che era questo Levi Matteo. Questo Levi Matteo si stranisce perché dice: ma come, è stato quello che ha ucciso il mio maestro? Se ne va e allora gli dice: io andrò a uccidere Giuda, quello che ha ucciso il mio maestro. Quello che ha ucciso, quello che ha mandato, non la sapete la storia, meno male, abbastanza conosciuta. E vabbè, lei dice: no, l'ho già ucciso io, l'ho già fatto uccidere io. A un certo punto la storia, come dire, la prima stesura del romanzo del maestro finisce così, che sostanzialmente Pilato si ritrova disperato lì a pensare: adesso cosa faccio? Non so dove sbattere la testa. Questo Levi Matteo è scemo, perché chi è questo Levi Matteo? Levi Matteo è colui che scriveva i pensieri del Cristo. Ma com'è che li scriveva? A caso, male, li trascriveva, un po' come facciamo noi, con le conoscenze di seconda mano, quando prendiamo una cosa da lì e la trasportiamo qui. Già non è più quella cosa. Nel momento in cui un'intuizione cerca di diventare parola, già perde qualcosa. Quando poi questa parola viene presa da qualcun altro,
e ci sono i copiatori, quelli che trascrivono e non fanno altro che prendere le idee degli altri e farle proprie, e lì tutto legale, tutto scende, tutto muore. Questo faceva di Matteo, cioè prendeva la frase di Gesù, la trasportava là su quel pezzo di stoffa e la frase moriva, la frase non aveva più senso. Pilato se ne accorge anche di questo, dice: ma questo che sta a fare qua? Questo sta un sacco di fesserie. Però comunque alla fine vedremo che a questo Levi Matteo aveva un destino particolare e apparentemente ingiusto, però poi scopriremo che così ingiusto non è. Perché questo romanzo prosegue nella vita vera. Perché Gesù legge il romanzo del Maestro e gli è piaciuto, e dice: bello questo romanzo, mi piace, è scritto bene, parla di uno simpatico e secondo me può proseguire. E come prosegue? Prosegue in una maniera straordinaria. Tu dove vai? L'ha letto una settimana fa. Prosegue più o meno così. Si prende questa combriccola, si porta tutta alla spicciolata, tutta questa maestro, Margherita, eccetera, e si va sulla luna. Sulla luna chi c'è? Sulla luna c'è Pilato, che è seduto col suo cane, disperato. Ma disperato non nel senso di essere disperato e piangere, disperato nel senso di una speranza, che è piena di rimorsi, che è piena di rimpianti per ciò che non ha, per ciò che ha fatto e per ciò che avrebbe potuto fare e non ha fatto. Dorme la notte, quando non dorme si dispera. Ed è una condizione molto interessante dal punto di vista esoterico, no? Gurdjieff differenzia quattro stati: il sonno, la veglia, quindi la coscienza di sé e la coscienza oggettiva. Queste sono le quattro definizioni. Il sonno è il sonno, quando si dorme la notte. La veglia è il sonno. La veglia è lo stato in cui ci troviamo solitamente, che è uno stato in cui no, noi non facciamo altro che vivere, secondo Gurdjieff, come delle macchine, secondo delle influenze esterne che ci governano e che ci sostanzialmente guidano verso la fine. Così, più o meno senza problemi. La coscienza di sé si manifesta quando uno incomincia a riconoscere se stesso. La coscienza oggettiva è lo stato ultimo, quando uno incomincia a riconoscere le leggi. Questo Pilato si trovava in una condizione difficilissima. Perché? Perché passava la vita tra il sonno e la coscienza di sé. Non era più nella veglia. Ma questa coscienza di sé, se è collegata ad uno stato così tremendo, è atroce, una condizione atroce. Addirittura Gurdjieff fa che si può diventare uomini numero 5 senza passare dal 4, cioè ci si può illuminare, però sostanzialmente ci si fulmina. Ed è tremenda una condizione, perché l'unica cosa che puoi fare lì è ritornare ad essere l'uomo numero 4, non lo sei mai stato, quindi ad essere un uomo numero 1, 2 o 3, fare un lavoro di scuola interiore, intendiamoci bene. E poi passare al 5. Perché se ci si cristallizza male, così dice Gurdjieff, è un bel problema, perché si diventa degli esseri che sono pieni a metà, che non hanno davvero profondità di spirito e non possono poi fare i viaggi per i quali siamo chiamati a fare in quanto esseri umani. Che succede a questo vivo qua, a questo Pilato? Viene raggiunto da questi amici, da questa combriccola. Ed è interessante perché il secondo shock addizionale, questo qui, è uno shock che può essere riempito soltanto dall'esterno. Cioè, se in questo shock ci possiamo essere anche noi, questo shock è uno shock che ha bisogno dell'esterno, di un aiuto dall'esterno, di un aiuto da quella che nella quarta via è chiamata influenza C, che potremmo definire come stati superiori della coscienza. E che qualcun altro definirebbe come angeli, o che qualcun altro definirebbe come esseri inorganici, mentre invece definirebbe come stati superiori della coscienza, come zone della mente ancora non esplorate da tutti. E stiamo sostanzialmente a questo intervallo, ed è interessante perché sia nel romanzo Il Maestro Margherita, che nel romanzo che sta dentro al romanzo Margherita, lo shock viene riempito dall'esterno. Nella versione Maestro e Margherita, lo shock viene riempito da Joshua, che dice: quest'uomo e questa donna meritano il riposo. E allora il diavolo
posto. Dice, non meritano la luce, però meritano la pace. E a Gerusalemme, invece, Pilato viene salvato dall'esterno, dal maestro, che va lì, che va da lui e lo perdona. E lo perdona per ciò che ha commesso. Bellissimo, è una scena incredibile. Che in entrambi i casi questo intervallo, ed è perfetto, no? Come schema, perché in entrambi i casi questo intervallo è riempito esattamente da qualcosa che viene da fuori. E qui ci sono i mondi concentrici, no? C'è un sogno che agisce nella realtà, che agisce nel sogno, che agisce nella realtà, che agisce nel sogno. È fantastico. E ci ritroviamo sostanzialmente a questo morire adesso, abbiamo detto che risveglio, questo morire che è quando lei beve il falerno. Loro due, com'è che vanno nel mondo del riposo? Bevono il falerno, il vino falerno, che è un vino buonissimo. Bevono questo vino e muoiono. E muoiono, sostanzialmente muoiono. Non so se rinascono, io non so. Però muoiono. Poi si risvegliano dopo essere morti. Cioè, incominciano a intraprendere questo viaggio verso la luna, appunto di cui abbiamo appena parlato, ma muoiono, proprio muoiono, e raggiungono il riposo. Che cos'è il riposo? È uno stato in cui il maestro e Margherita si ritrovano a vivere insieme nella loro casa, in una nuova casa, con un vecchio servo che li aspetta, questo è un richiamo cecoviano, tra l'altro, il giardino dei ciliegi, con questo vecchio servo, con immersi in questa natura, in una sorta di ambiente quasi ovattato, una sorta di paradiso terrestre, tutto per loro. Quella è la pace, non è la luce, quella è la pace. Mentre invece Pilato, insieme a Gesù, si incammina su un raggio di luna, in sostanza, e va verso la luna, chiacchierando amabilmente con Gesù. E gli dice, ma è successo davvero tutto quanto? E lui dice, ma è successo davvero tutto quanto? La barzelletta. Dice, ma quindi? È la scena bellissima. E questa cosa mi farebbe vedere. Sì. È di questi due uomini che camminano dietro il cane. Perché dice, il cane perché era legato a Pilato? Perché lo amava. Cioè, se tu, è anche molto dolce, se tu sei legato a qualcosa, partecipi del destino di quella cosa. È un atto estremo d'amore. È un atto estremo di fiducia quello di amare qualcuno, perché in quel momento stai legando il tuo destino con quello di qualcun altro. Ed è per questo che poi l'amore ha necessariamente una componente di responsabilità, perché l'amore è l'offrirsi all'altro. Nel momento in cui tu ami qualcuno, tu ti stai offrendo a lui e siete compartecipi dello stesso destino. Corbin parla di compartecipazione mystique, cioè io e te insieme. Non c'è un je che precede il mi nell'eccomi, c'è l'eccomi, io sono qui. Eccomi, sono qui per te, chiunque tu sia. È per questo che ti amo, per questo che condividiamo il destino, per questo che non ha senso pensare di evolvere da soli, e che l'unica evoluzione che ha un senso è l'evoluzione dell'umanità, della collettività, o quantomeno, che poi è la stessa cosa, l'evoluzione delle persone che ci sono attorno. Ma non l'amore così, volemo sebbene, ma è proprio l'amore di Gurgeffiano, l'amore delle bastonate, l'amore che distrugge la falsa personalità delle persone con cui viviamo, l'amore che fa le fotografie, che fare le fotografie significa, Geffiana, mettere gli altri di fronte a un'istantanea di ciò che sono. Cioè io vedo che tu mi fai uno screzio particolare, ma più che mi fai? Io vedo che tu compi un certo atteggiamento superficiale oppure che non ti è d'aiuto e ti faccio una fotografia di ciò che sei. Magari, ne so, ti mimo oppure ti faccio notare attraverso un gioco di parole che stai facendo te sì. Attraverso appunto la non espressione delle emozioni negative io riesco a scendere dentro me stesso, attraverso l'aiutare gli altri a non esprimere le proprie emozioni negative, attraverso il riconoscimento dell'altro, che è un riconoscimento veramente molto lontano dal volemo sebbene, molto lontano dal siamo tutti uno, che è una verità ultima, in quanto verità ultima è una verità che non ha molto senso dire, perché è la fine di un percorso, o quantomeno è lo scopo di un percorso. Ma fino a quando tu non ti senti uno con te stesso, poi non puoi essere uno con qualcun altro. Ma per essere uno con qualcun altro, cioè per riuscire ad entrare, a calarti dentro di te, di riuscire a rispecchiarti nei volti degli altri. Tornando a noi, siamo qui in questo
finale, che è il rifugio, in sostanza. Ed il rifugio è il ritorno dell'inviato dell'eroe con l'Elisir. Che succede nel viaggio dell'eroe? L'eroe si è fatto un mazzo d'altro, scende su Armenata, ammazzato il drago, Polifemo, l'ha schiacciato, tutto di tutto, ha fatto di tutto. E poi che succede? Succede che gli viene dato qualcosa. E qui c'è il punto fondamentale della maggioranza, della, di ciò che ci accade nella vita, degli eventi della vita. Cioè, noi ci ritroviamo ad esserci fatto un mazzo tanto, poi però dobbiamo tornare nel mondo. Dopo che tu hai fatto questo salto nel mondo straordinario, poi però tutto quello che hai preso, tutto quello che hai costruito, tutto quello per cui hai faticato, vissuto, devi essere in grado di riportarlo dentro. Ed è questo l'ultimo do, il do finale, il do conclusivo. Cioè la capacità di riuscire a fare dell'esperienza generale, dell'esperienza di una vita, qualcosa che possa essere utile alla comunità, non soltanto a te stesso. Cioè renderti strumento per gli altri. È questa la cosa incredibile di questo romanzo. E questa è la cosa incredibile del pensiero burgerfiano. Ed è questa la cosa incredibile di Viaggio dell'eroe. Perché ritornano a volte. No, ritornano sempre i veri eroi. Non tutti, in realtà. Perché gli eroi tragici si fermano qui, si fermano sulla strada del ritorno, gli eroi delle tragedie greche si fermano lì, poi sarà la memoria a condurli al popolo, però muoiono prima di tornare con l'Elisir, di tornare con la spada che hanno estratto dalla roccia, eccetera, eccetera. E per il miracolo è il perdono è l'Elisir, lui ritorna alla luna. Ritorna a se stesso. La luna, lo Spensky parla appunto di costruire la luna interiore. Perché diceva, fino a quando noi non avremo una luna interiore, cioè in termini che conosciamo grazie a un noto cantautore siciliano, un centro di gravità permanente, fino a quando non ci avremo quella roba lì, noi saremo guidati dalle influenze della luna, che guideranno tutti quanti i nostri movimenti, essendo noi fatti di acqua, di liquido. La luna che gestisce i liquidi, secondo Gurdjieff, e non solo, gestisce i nostri movimenti interiori, i nostri moti d'animo, le nostre pulsioni e passioni. Fino a quando noi non creiamo una luna interiore, noi saremo sempre succubi. Quindi non ha tanto senso fare rivoluzionari se prima non si è lavorato dentro, se non si è capito che la rivoluzione vera è interiore. Ma è vero che la rivoluzione interiore. Ma è anche vero che non c'è nessuna rivoluzione interiore che regge se non c'è un'applicazione esterna, se non c'è una messa all'opera, se non c'è una messa alla prova. La quarta via è appunto questo. È una delle tante strade che però ha il pregio di essere calata nel mondo. Gurdjieff dice, la chiama quarta via perché la prima via è quella del fakir, la seconda via è quella dello yogi e la terza via non mi ricordo qual è, del monaco. Cioè, il fakir è colui che si cala nel corpo, è colui che riesce a sentire il dolore, a esperire il proprio corpo, non è uno scemo, in sostanza. Il monaco è colui che percepisce l'amore di Dio, di qua e di là, eccetera, eccetera, e però sostanzialmente non ha nessun contatto col proprio corpo e resta uno scemo. La via dello yogi è lo yogi che è stato in grado di... perché poi yogi non è semplicemente quello che sta fallando, è qualcosa di più. Lui lo associa al centro intellettuale. È quello che ha sviluppato sotto il centro intellettuale. La quarta via è una via che utilizza tutti e tre i centri in maniera armonica per ottimare il mondo. Cioè non ha senso fare la quarta via all'interno di un monastero. La quarta via è qualcosa che ho fatto per strada. Ma la quarta via è un nome che ormai non ha più senso. Cioè la quarta via aveva senso quando c'era il giro. Adesso la quarta via non esiste più. Non esiste più che uno va nelle scuole di quarta via a cercare 16 maestri di quarta via. Se esiste, ha senso soltanto per andare a farsi un'idea. Cioè, come andare al cinema, oggi vado alla scuola di quarta via. È più o meno la stessa cosa. E ci sono passato, per quello dico, non lo dico per sentire dire. Senso, a me è stato utilissimo passare dalla scuola di quarta via. Però chiunque ci voglia passare, da qualsiasi scuola, perché il meccanismo della scuola è questo, appunto siamo partiti, abbiamo aperto così. Il meccanismo della scuola è proprio quello di seminare e poi raccogliere. E questa raccolta è la consapevolezza di chi c'è dentro. Ma chi è? A chi va questo raccolto? Chi è che utilizza questo raccolto? È un dilemma interessante. Castaneda
direbbe che va agli esseri inorganici, in sostanza. Cioè va a quelle entità che garantiscono al maestro, che non è nemmeno detto che ci siano, perché molti maestri non hanno nemmeno contatti con certi stati della coscienza, per mantenere questo legame con gli esseri organici, in sostanza. È un po' confuso detto così, ma per me è una tornare a noi. Dicevamo di questi sette tipi di uomo, chi è il settimo tipo di uomo? Perché siamo arrivati qua, l'uomo che nasce. L'uomo che nasce sono creati da due persone, da Volan e da Yeshua, che non so. Nessun altro. L'uomo numero 7 è davvero un uomo completo, un uomo che è riuscito a rinascere dopo essere morto e dopo essersi risvegliato. Ed è Volan. Ed è Volan perché alla fine del romanzo, se ricorderete, tutti Volan della combricco, della compagnia, subiscono una trasformazione e ridiventano ciò che poi profondamente sono, perché quella era una notte magica, era la notte di Pasqua, appunto, della risurrezione. In quella notte Volan diventa un uomo numero 7, così come in racconti di Belzebù a sua nipote, che è questo testo, il testo capitale di Turgenev, uno dei testi più facili da leggere, poi veloce, fantastico per formare le sedie, però molto scorte. Perché... finisce così, finisce con Volio, non so, vedete voi, bene o male, a grosse linee, tanto non è un romanzo che tu dici, insomma. A finire con Belzebù a cui crescono le corna. Il fatto che gli crescano le corna significa che è diventato un essere più elevato, ma non più elevato nel senso che è più alto che c'è le corna più alte, ma nel senso che è riuscito attraverso un lavoro su di sé faticoso e impegnativo e un uso sapiente dei centri, un essersi offerto non solo all'umanità, ma alla popolazione del cosmo e quindi al grande drogo autoregolocrate che governa il San Chisa, che poi è un discorso usato di nomi assoluti, questo libro è fantastico, se lo avete a caso. È bellissimo, è un esercizio di stile apparentemente, ma in realtà è un esercizio sapientissimo dei termini. E non c'è niente che è lasciato al caso in questo libro. Fatto sta che anche in questo libro succede la stessa cosa. Alla fine del libro, il protagonista, come dire, non tanto negativo, ma diciamo mefistofelico, che è Belzebù, che ha passato tutto il libro a raccontare al nipote le sue esperienze, le sue considerazioni attorno a questi strani esseri tricerebrali addormentati che siamo noi, raggiunge questo alto stato di consapevolezza grazie a ciò che ha fatto accadere. Cioè, vi ricordate come era il discorso delle tre forze, no? Prima, seconda e terza forza. Cioè, la spinta che è stata data alla porta attraverso il cardine. Grazie all'uomo, grazie all'opera di Margherita. Margherita raggiunge il 6 e così il diavolo può raggiungere il 7. Ma il diavolo non è inteso come il diavolus, cioè colui che divide, a differenza del simbolo, di ciò che unisce. Il diavolo è inteso proprio in senso mefistofelico, in senso di quello che Kurgis chiama lo spietato Eropas anche, che è l'altra faccia di Mefistofele, l'altra faccia di Belzebù, che è sostanzialmente il tempo. È l'inattaccabile, l'incommensurabile, ma soprattutto colui che non giudica, colui che vede e che sa e che è così. L'altra faccia, ciò che mette in condizione, ciò che crea la disposizione, poi spettatore può essere molto di più, è ciò che poi permette la creazione dell'universo, perché Dio, accorgendosi di subire una riduzione della propria massa, crea l'universo. Poi ci sono anche i cabalistici, un sacco di altre storie che ci potrebbero un po' lontano in questo momento. Ritornando a noi, a me interessa spiegarvi quest'altro dettaglio sulla Luna. La Luna è ripetuta appunto 68 volte all'interno del romanzo. È un attivatore, per noi e per tutti. Stavo dicendo creare la Luna interiore. La Luna è questo attivatore perché consente alle persone di vedere ciò che sono. Berlioz, quando muore, guarda la Luna. E muore così, come lo stesso. Che è la morte ordinaria, cioè le proprie energie che vengono risucchiate, vengono. Margherita invece fa tutto alla luce della luna. Il maestro è un uomo che odia il sole, mentre invece Levi Matteo ama crogiolarsi al sole. Cioè, Levi Matteo è un essere che è ossessionato dal possedere la verità, dal tenerla stretta tra le mani.
Ma la verità è qualcosa che non può essere tenuta qui. Ma è chiaro, la verità è la disposizione all'ignoto, la verità è cangiante, mutevole, è tutt'altro che una cosa che si può trattenere. Invece Levi Matteo scrive appunti, piglia cose ed è convinto di poter inscatolare, un sapere che nel momento in cui lo inscatola non esiste più. E un'altra cosa che ci tengo a dirvi è sempre riguardo alla differenziazione che Gurdjieff fa tra essenza, coscienza, e poi parla dell'hobby Vatel, che ci tengo a spiegare che l'hobby Vatel, che è comunemente tradotto con come si chiama? Il buon padre di famiglia, in realtà non è il buon padre di famiglia, è la persona semplice. Cioè Gurdjieff dice, gli intellettuali non possono evolvere, coloro, questi qua, gli artistori non possono evolvere, tutto pregnace. Chi può evolvere, poi non è vero, ma in linea di massima, questi qua si devono fare un mazzo tanto perché devono rinunciare a tutto quell'ego che hanno costruito, devono distruggerlo, rinunciarlo, devono colonizzarlo, meglio ancora. E invece l'uomo semplice, significa obbligato, l'uomo semplice, è colui che davvero può accedere ad altri stati di coscienza, perché non ha sovrastrutture, perché non ha schemi. E nel romanzo è Rimsky, non l'abbiamo per nulla citato, è il direttore. Del teatro, che si ritrova in queste situazioni assurde, in questo teatro dell'assurdo che hanno generato questi pazzi, e poi alla fine però resta lì, riesce a, come dire, a redimersi al canto del gallo, così viene detto. E l'altro, Hobby Vatel, è appunto Ivan, Bezdomny, non più Bezdomny, ma soltanto Nicolai, cioè quel poeta, non più poeta, che è rimasto professore. Che grazie al maestro è riuscito a raggiungere la sua di coscienza. Forse un paio di altre cose da dirvi, tra cui appunto un altro termine importante che Gurdjieff usa è Asnamus, che vicino al termine Asura, non è la stessa cosa. Sostanzialmente Asnamus è colui che ha cristallizzato l'ego e che attraverso la pratica negativa è riuscito sì ad evolvere. Ma evolvere nel verso sbagliato. In questo romanzo aleggia la figura di Stalin, che per Bulgakov, come dire, Bulgakov l'avrebbe tranquillamente definito un Asnamus, niente di più, perché è colui che ha sostanzialmente impedito a Bulgakov di manifestarsi, ma allo stesso tempo la grandezza dell'ordine dei noi ci insegna proprio che grazie a quella costrizione, a quel fiato sul collo che ha sentito Bulgakov, ha costantemente rielaborato questo romanzo. Non l'ha finito lui. La cosa bellissima, e ci tengo a concludere questo intervento di oggi con questo, è che il romanzo ha finito a moglie di Bulgakov. Cioè, Bulgakov muore nel 40 con un romanzo incompleto. In realtà è finito, però non è ancora perfezionato. La moglie nel 41 che fa? Intento della macchina, in sostanza, perché si occupa di finire il romanzo e ci sta un anno sopra e lo conclude. Poi che fa? Perché non basta scrivere un romanzo, bisogna anche prodigarsi per divulgarlo. Crea questi sani stati, incomincia a diffonderlo in giro per gli amici, per le persone, e passa tutta la sua esistenza a diffondere questo romanzo che poi soltanto 26 anni dopo vedrà la luce nel mondo. Poi verrà nascosto di nuovo e ritroverà la luce negli anni 80. Da noi, con Einaudi, siamo riusciti a leggere appunto sin da subito questa qui è la seconda edizione di questo libro incredibile, che già dal titolo dice tutto. Il maestro, il russo, non è il maestro inteso come insegnante, il maestro è colui che cede qualcosa. Sebbene la storia sia la storia di Pilato, Voland, Margherita, anche i teatranti, tanti altri personaggi che vengono narrati splendidamente, c'è un nucleo fondamentale, che è quello del maestro e di Margherita. Sono loro due protagonisti. Per quanto poi attorno succeda di tutto, per quanto poi la nostra vita sia piena di attività, di frenesie, eccetera, ciò che realmente profondamente conta è questo riconoscersi nell'amore tra due persone, che accade in quella magia che permette di manifestarsi del mico. E che è ciò che mi piacerebbe essere riuscito a passarvi oggi. È tutto qua, grazie.